a tutti, sono Iari di Leo Giovani e sono qui per consigliarvi un piccolo mio trittico letterario, cinematografico e musicale basato su un tema comune. Il filo conduttore che unisce queste opere è quello di una delle grandi emozioni eterne dell'uomo, con cui l'uomo fa i conti da sempre, ovvero il rimpianto che ci assale quando dobbiamo confrontarci con scelte che abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Esattamente quello che accade al signor Stevens, il maggiordomo Stevens, protagonista di Quel che resta del giorno, scritto da Kazuo Ishiguro nell'89. Il signor Stevens è un maggiordomo che trascorre l'intera esistenza ligio alle più severe regole dell'etichetta, alla più assoluta ubbidienza nei confronti del suo padrone, trascurando in questo modo le opportunità che normalmente la vita offrirebbe, prima fra tutti quella degli affetti e dell'amore. Il film che vi suggerisco è un grande classico del noir statunitense degli anni 40, ovvero I Gangsters di Robert Siodmak con Burt Lancaster e Ava Gardner. Manifesto del noir, il film narra la parabola discendente di un uomo che entra nella criminalità organizzata e, in base a una serie di scelte sbagliate, accelera la sua caduta, la sua rovina. Causa principale della quale sarà il rimpianto per una donna perduta e sbagliata. E arrivando alla canzone che fra le tante altre ci parla di tempo perduto e di anni sprecati, vi consiglio di recuperare Wasted Years degli Iron Maiden, dal loro album Somewhere in Time dell'86, canzone che, il cui fragoroso ritornello ci invita a non sprecare il tempo di cui disponiamo nella vana ricerca degli anni perduti, della nostra vita passata, della nostra gioventù. Quelli che, come scrisse un certo Giacomo, sarebbero dell'arida vita l'unico fiore. E dopo aver scomodato anche Leopardi in persona, sottolineiamo come queste tre opere, fra loro lontanissime, ci ricordano che spesso quello che amiamo di più è quello che ci sfugge, se non quello che abbiamo perduto.